Buongiorno e buon mercoledì 11 marzo, come martedì 10 marzo, come giovedì 12 marzo. Per andare in fretta bisogna andare piano. Per scacciare in fretta il nostro nemico, il virus nostro nemico, bisogna andare piano, bisogna rimanere in casa. Ieri mi sono visto una bella partita, sfortunata per l'Atalanta, la Youth League, tra Atalanta e Lione, 3-3, l'Atalanta è stata eliminata ai calci di rigore. Poi ho visto il Festival di Cheltenham. Lì non canta nessuno, ma a sentir cantare sono gli zoccoli dei cavalli a ostacoli, un festival meraviglioso, corse splendide davanti a un grandissimo pubblico, perché lì ancora si può andare ad assistere agli spettacoli sportivi, come speriamo presto in Italia, oppure si può leggere un bel libro, si può. Quattro piccole ostriche di Purgatori ve lo consiglio, consiglio a chi ama magari libri con lo stile Spy Story di John le Carré, per esempio. E oppure si può giocare con i bambini, tante cose, ma intanto parliamo di Milan. Milan che proprio ieri ha sospeso gli allenamenti e li riprenderà lunedì prossimo. Milan che ha donato un giorno di stipendio dei giocatori e dei dirigenti per la causa contro il coronavirus. Quindi questi i due fatti di ieri. Ma non è sempre facile trovare argomenti in questo momento nel quale non si gioca. Però una frase ribadita ancora una volta da un dirigente del Milan, Paolo Scaroni, il presidente, mi è rimasta impressa, non è una frase nuova. Dobbiamo contenere il monte ingaggi. E allora già sono un po' preoccupato perché io, magari un po' superficialmente, non ricordandomi il monte ingaggi dell'Atalanta, ieri brillante protagonista, 4-3 al Valencia e si è qualificata dunque per i quarti di finale di Champions League. Complimenti all'Atalanta. E non magari della Lazio, a qualche giocatore con uno stipendio importante, ma la media non è altissima su squadre che stanno andando molto bene. Però dobbiamo dimenticare che per arrivare là nelle posizioni del Milan, perché quindi ai massimi livelli, gli ingaggi dovrebbero essere ben superiori al 1.500, 2.000, 2.500, anzi 2 milioni e 5, 1 milione e mezzo o 2 milioni, che sembrano essere il tetto come regola del club rossonero. Allora, già li ripeto, epidermicamente non è che mi entusiasmi questa idea, però questa è la volontà del club. Allora ho pensato una cosa, il Milan è nelle mani del suo staff scouting, di Moncada e dei suoi collaboratori, perché solo con dei grandi acquisti di ragazzi interessanti, ma già di livello, ma magari non ancora costosi, magari che non hanno ancora spiccato definitivamente il salto, il Milan può salvarsi, cioè migliorare la classifica, ritornare una squadra importante, ma mantenere il costo basso degli ingaggi, ma trovare dei grandi giocatori. Il Milan in questo momento è nelle mani del settore scouting. Sappiamo che uno dei responsabili è Moncada, Geoffrey Moncada, e quindi dobbiamo sperare che lui setacci bene il mercato europeo e sudamericano per trovare i giocatori più adatti, giocatori che possano dare garanzie. Vi faccio un nome di un giocatore acquistato con questa filosofia, Leao. Lui, per esempio, è costato molto, 28 milioni di euro, è un ragazzo interessante, ma già è costato troppo per la filosofia futura, anche se non ha un alto ingaggio, però il Milan deve trovare giocatori come Leao che non sono ancora Leao. Quindi il Milan, ripeto, non Gazzidis, non i dirigenti, non l'allenatore, il Milan deve sperare nelle ispirazioni, nelle conoscenze, negli approfondimenti, nei rapporti proprio dello staff di Geoffrey Moncada, perché solo così, ripeto, si possono acquistare giocatori importanti che entusiasmino San Siro, giocatori validi, anche se un po' di salz in disuppe, un po' di sale nella zuppa,
un sale di giocatori esperti, anche magari costosi a livello di ingaggio, mi sembra fondamentale per i successi del Milan. Solo con un sale fino la zuppa non ha un grande sapore. Un po' di sale grosso, un po' di dado ricco, ebbene, può dare più gusto alla meravigliosa, ci auguriamo, futura zuppa rossonera, cotta da un gourmet importante, da uno chef importante, da un erede, speriamo, di Paul Bocuse, dal signor Geoffrey Moncada. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.